Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e bentornati su Terraria Expert. Mi trovo al limite del mondo per un motivo ben preciso. Non dobbiamo battere i Lunatic Cultist. Tra l'altro ragazzi, non ci sono neanche i cultisti. Non ho idea del perché. Prima di tutto ragazzi, lasciate un bel like perché oggi ne vedremo delle belle. Ragazzi, abbiamo un sacco di crafting da fare. Dobbiamo battere boss, vedremo una nuova arena. Insomma, tanta roba. Mi trovo al limite del mondo perché per sbaglio ho avviato la Martial Madness. Ovviamente per sbaglio tra virgolette, perché non è che non la voglio assolutamente, anzi la stavo cercando, però la prob la volevo trovare insieme a voi. Stavo costruendo il ponte qua sopra e poco prima di finire è spawnata la prob e si è avviata l'invasione. Comunque ragazzi, ho una cosa molto bella da mostrarvi, ma non ve la faccio ancora vedere. Infatti da ora skipperemo direttamente nell'arena a combattere contro la Martial Madness, perché voglio farvelo vedere tutto insieme dopo. Comunque ragazzi, ora ci vuole la sigla. Ok ragazzi, come vedete ci troviamo nella nostra normale arena. Ho recintato tutto perché ho paura, va bene. Ah, è già spawnata la Martian Saucer. Oh mio Dio, meglio così. Comunque sia ragazzi, ho davvero paura perché vi rendete conto che noi siamo in quasi endgame con 45 punti di difesa e forse dopo ne avremo ancora di meno, perché ho in mente una cosa assurda ragazzi. Comunque vediamo di fare in fretta, mettiamoci anche questo. È questo, ecco qui ragazzi. Quello che sto cercando ovviamente è la Cosmic Car Key, perché ragazzi dobbiamo stravolgere il nostro setup. Ho due setup molto forti in mente. Uno difensivo, che forse arriveremo anche a 90 difesa. Forse sono troppo alti i suoni ragazzi. Mettiamolo a 8, anzi a 6. E invece un altro setup che sarà completamente sul danno. Avremo tipo 35 difesa, credo. E comunque faremo un botto di danno, raga. Vedrete, vedrete. Ma se io tolgo queste, le rievoco qua fuori. No, vengono rievocate dentro, peccato ragazzi. Però se mi metto così, ecco, escono fuori, fantastico. Perfetto ragazzi, perfetto. Mortar Staff, Hydra Staff, refresciate. Ok, sta morendo questa navicella. Ovviamente ci sarà la seconda forma che troviamo in expert modo, dove impazzisce, comincia a lanciare laser. Ragazzi, saremmo già morti da un bel pezzo senza questa roba, ma comunque ci serve assolutamente. Ok, ok, ecco la seconda forma. Dai, perfetto. E ora impazzisce completamente, guardate un po'. Quasi quasi anche il draghetto fa fatica a seguirla, a volte sbaglia dei colpi, ma comunque è abbastanza facile. Ragazzi, non sto ammazzando altri mob perché non voglio finire la Martian Madness, assolutamente. Devo riuscire a distruggere più Martian Saucer possibile, anche se ovviamente queste ci danno una percentuale di avanzamento, però non succede nulla. Ok, sta morendo, mi manca pochissimo ragazzi. Tra l'altro non ho evocato neanche tutti i minion. Ok, perfetto, ci ha droppato il Blaster Cannon. Va bene, dai. Ora aspettiamo un'altra Martian Saucer e vediamo. Raga, mi hanno droppato una spada, guardate. Oddio, che cos'è questo? Mi hanno droppato una spada. Oh, un'altra Martian Saucer, fantastico. La vorrei prendere, quindi Greedy Magnet. Oddio, no. Cavolo, mi sono distratto. Non va bene questa cosa, rievochiamo i minion. Dove sono? Stanno facendo altra roba, fantastico. Fate quello che dico io. Devo mettere qua al lato. Ok, così escono fuori. Comunque questa spada, vediamo un po'. 138 danno. Carina. Guardate un po' ragazzi, però sembra essere molto imprecisa. Poi la vediamo bene ragazzi, la vediamo bene dopo. Ora concentriamoci su queste Martian Saucer, che ci serve assolutamente questa Cosmic Car Key. Tra l'altro ragazzi, oggi probabilmente avvieremo l'evento lunare. Oddio, mi sto facendo fare danno. Ci serve assolutamente avere il draghetto. Ok, sembra che la posizione migliore sia questa, perché così almeno i minion rimangono fuori, altrimenti mi seguono e vengono dentro. Insomma, non hanno un'intelligenza artificiale così buona. Ok, perfetto ragazzi. Abbiamo quasi finito anche questa Martian Saucer e vediamo un po' il risultato. Ovviamente io sono sicuro che non mi dropperà la Cosmic Car Key, perché sono sfigato. Raga, sarebbe fantastico. Oh mio Dio, cosa ho visto? Cos'è tutta sta roba?
Triangle. Ah, Symphonic Damage. Oddio, raga. Guardate un po' sta roba. Bellissimo. Poi abbiamo Molecular Stabilizer, Healer Class. E anche la nostra Cosmic Car Key. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Abbiamo vinto tutto. Comunque la Martial Madness c'è ancora. Solamente mi sono spostato troppo. Comunque ora affrontiamo. Vabbè. Non fa niente, ragazzi. Assolutamente. Possiamo tranquillamente affrontarne altre. E vediamo un po' tutti i drop. Ragazzi, mi fa troppo ridere il verso di sta roba. Oddio. Comunque, usciamo un attimo. Approfittiamone che non c'è la Martian Saucer. E possiamo distruggere un po' di nemici. Così finiamo la l'invasione in fretta, insomma. Oddio, mi ha confuso. Mi ha confuso. Questa è una cosa non troppo carina. Ok. Morite tutti. Dai, nuvolette. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Ecco la Martian Saucer, via 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 via. Oddio, danno. Troppo danno. Ok, vediamo un po'. Ne sta morendo un'altra. Ragazzi, ci sono un sacco di drop nuovi grazie alla mod. E voglio assolutamente ottenerli. Qua abbiamo una Xeno Staff. Ne abbiamo già droppato un'altra. E questa. E questo Molecular Stabilizer. Un'altra Martian Saucer. Ok. E anche un'altra sta morendo. Vediamo un po'. Un'altra Cosmic Car Key, fantastico. Approfittiamone per. Ma allora. Che cavolo! Volevo uccidere un paio di alieni. Va bene, dai, non fa nulla. Ok, ragazzi, ho capito cosa sta succedendo. Allora, se io vado qui, non spawnano più mob. Perché sono troppo lontano dal mio punto di spawn. Infatti, c'è un range in cui possono spawnare. Mentre se io vado qui, cominciano a spawnare tutti i mob. Però la Martian Saucer, a quanto pare, spawna ugualmente. Quindi è una sorta di compromesso. Mi devo mettere qui per far spawnare tutti i mob e ucciderli. Così almeno la finiamo. Perché tanto, raga, ne ho troppe ora. Io, ragazzi, avevo paura di non riuscire a farmela droppare. In realtà, insomma, il drop è quasi assicurato così. Ok, raga, 92%. Come vedete, sto targettando questi mob. Ho anche equipaggiato la Spore Sack. Almeno facciamo un po' di danno. Oddio, perché i miei minion sono qui? Ecco qua. Ragazzi, mi devo girare praticamente dalla parte opposta. Ok, fantastico. Anche questa è andata. Vediamo un po'. Ragazzi, io sono sicuro che non faccio a tempo a uscire da qui, che ne spawna un'altra. Ne sono sicuro, è successo 4 volte di fila così. Vediamo un po'. 99%, è finita, raga, è finita. Ok. No, 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 no. Lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo. Abbiamo vinto, però. Immaginavo ne spawnasse un'altra. Questa è una zona davvero strana. Ok, ragazzi, ho più o meno riordinato tutto. Comunque, abbiamo un inventario sempre invaso dalle cose per il crafting. Ho messo tutti i drop in questa chest per questioni di spazio. Raga, sono davvero tantissimi. Questa spada che vi ho fatto vedere prima, la Transistor, che spara queste robe. Come vedete, io sono fermo con il cursore. Però l'onda d'urto che spara è davvero molto, molto imprecisa. A volte, guardate, va anche su. È stranissimo, ma comunque molto carino. Abbiamo la Xeno Staff, ragazzi. Ma credo continuino a essere molto forti le Lady Slight. Però è da provare. Questi sono molto veloci, eh. Questo potrebbe far di loro un minion molto comodo. Però vediamo. Ovviamente la nostra Cosmic Car Key che mettiamo a posto, ovviamente, dell'unicorno. L'unicorno non può volare, altrimenti sarebbe un Pegaso, ma non l'hanno ancora aggiunto su Terraria, quindi niente. Poi abbiamo Death Triangle, che è è una nuova arma della Bard Class. Guardate che bellezza, raga. Sto consumando ispirazione, che sarebbe una sorta di mana, appunto, di questa nuova classe. Che però, ragazzi, un mio amico l'ha provata, mi ha detto che è abbastanza scomoda in hard mode perché l'ispirazione finisce subito, ma comunque sarà da vedere anche meglio. Abbiamo l'anti-gravity hook, guardate un po', raga. Fantastico. Ma comunque ci teniamo il nostro Ghastly Grapple per ora. Il Blaster Cannon, che comunque abbiamo visto prima, consuma mana, una magica molto carina. La Xeno Popper, che tutti conosciamo. Molecular Stabilizer, questo è della Healer Class, mi è molto piaciuto il suono che fa, sentite un po'. È bellissimo.
Poi laser drill, ok, comodissimo. Lifeware crusher, che è una sorta di flagello, molto carino. E poi altri drop che già conosciamo. Questo comunque possiamo lasciarlo qui, sappiamo che ce l'abbiamo. Ora ragazzi, andiamo a vedere una cosa molto molto bella. Ecco, la Blood Moon. Appena dice andiamo a vedere una cosa molto bella, Blood Moon. Fantastico. Comunque sia, ci possiamo anche teletrasportare, quindi andiamo. Ecco qui ragazzi, vabbè, i colori sono un po' cambiati, non mi piacciono molto, però comunque è una sorta di sala macchine dove avremo tutti i teleporter. Qua vedete c'è uno schermo, questo è un computer, insomma, mi sono sbizzarrito a creare questa roba. Ho collegato dei teleporter dove ci saranno i pillar, quindi abbiamo estremo sinistro, mid sinistro, mid destro e poi estremo sinistro che dovrebbe essere il dungeon. Ecco qui ragazzi, che casino che fanno questi teleporter. Ho piazzato dei teleporter ovviamente anche per le arene, che sono l'arena per i meccanici, l'arena per la Hold Ones Army e l'ultima arena, non ve la faccio ancora vedere, ve la farò vedere dopo. Qua invece abbiamo un teleporter collegato per la giungla perché non avevo mai voglia di farmi tutta la strada, è davvero troppa strada anche se mi teletrasporto lì, insomma voglio avere tutte le comodità del mondo io ragazzi. Comunque sia, come vedete c'è un teleporter qui che mi teletrasporta, subito qua dentro e posso smistarmi dove voglio, come vedete anche nella mia zona di crafting e in altri posti. Comunque rimaniamo qua dentro perché ora dovremo fare dei crafting molto molto carini. Anzi, facciamo così: abbasso un altro pochettino il suono per sicurezza, ragazzi. Non vorrei che dia troppo fastidio. Cominciamo subito, ragazzi. Allora, noi possiamo ottenere degli stivali più potenti, addirittura più potenti dei Frostpunk Boots. Cosa dobbiamo fare per ottenerli? Allora, per prima cosa, come vedete, qui ho degli Underground Token e degli Ossian Token con cui possiamo craftare rispettivamente. Se me li fa vedere, ok. I Water Walking Boots, molto importanti, e il Lava Charm. Ecco qui, ragazzi, fantastico. Di conseguenza, possiamo craftare gli Obsidian Water Walking Boots. Tutti li conosciamo, fantastici. Se uniamo poi gli Obsidian Water Walking Boots ai Lava Charm, possiamo ottenere i Lava Waders. Che comunque non sono della mod, sono del gioco. Però, ragazzi, ora arriva il bello. Se noi uniamo i Lava Waders ai Frostpunk Boots, possiamo ottenere degli stivali ancora più potenti, che sono i Firestorm Boots. Ragazzi, sono davvero fighissimi. Ci dà ovviamente tutti i privilegi degli altri boots, ma in compenso ci fa correre anche molto veloce. Addirittura incredibly fast. Quindi, fantastico, ragazzi. Mettiamoceli subito. Sono usciti anche guarding, quindi, ok, va bene. Comunque, come vedete, ci fanno correre abbastanza veloce. Non appare più il rumorino di corsa. Questa cosa mi dispiace un po', però ci possiamo tranquillamente abituare. Abbiamo finito il primo crafting. Ovviamente è finito, tra virgolette, perché possiamo ottenere ancora degli stivali più potenti più avanti nel gioco, ma poi lo vedremo. Anzi, prima di continuare, vado un attimo dal mago, se c'è ancora, ragazzi, se non è stato ucciso. E mi faccio un attimo vendere una cosa molto importante. Dove sei, mago? Dove sei? Eccoti qua. Mi faccio vendere una roba che fa skippare il tempo, che ho usato molto anche per le speed build. Che questa da 12 ore va bene, dai. No, no, no. Una sola Eclipse. Ma perché sono così sfigato? Va bene, ne usiamo un'altra, ok. Va bene. Non è possibile, ragazzi, non è possibile. Voglio fare i miei crafting in pace e non me lo permettono. Ok, ragazzi, la situazione è a posto. Possiamo continuare in pace finalmente. Speriamo che non arrivi qualche altra Blood Moon o Solar Eclipse. Comunque sia, ora dobbiamo craftare un oggetto summoner molto molto carino. Ve lo faccio direttamente vedere. Ci servono delle Spectre Bar, esattamente 10, unite a delle Gold Bar che sono 8. Possiamo craftare lo Humus Pendant. Ecco qui, ragazzi. Non fa altro che aumenta il nostro numero massimo di minion di 2 e aumenta del 15% il minion damage. Wow, ragazzi, davvero fantastico. Ci servirà più avanti, sarà molto molto utile, ragazzi. Comunque sia, ragazzi, un altro crafting molto importante è il Charm of Myth, perché riduce il cooldown delle pozioni curative e avendo pochissima difesa ci potrà essere davvero utile. Comunque craftiamolo. Magari non lo usiamo subito, però ci sarà sicuramente utile in certe situazioni. Comunque, ragazzi, i crafting dovrebbero essere finiti qui. Abbiamo una Strange Plant che diamo subito al Die Trader. Dove sei, amico mio? Dove sei? Sei dietro la... Cosa stai facendo al meccanico? Diamogli questa Strange Plant. Ci ha dato ovviamente dei die che
Non avevamo, fantastico. Come sono questi pixie dye? Vediamo un po'. Ci colorano di giallo. Sembra un giallo solare, come posso dire. Mi piace, ragazzi, mi piace, ma non abbastanza da farmi cambiare dye, quindi lascio quelli neri. Però potremmo pensarci più avanti. Sono molto carini, li metto nella chest dove abbiamo i dye, che praticamente non ne abbiamo, ragazzi. Per modo di dire, nel senso che non abbiamo quelli dell'hard mode, quelli rari, perché non sto più trovando Strange Plant. Comunque sia, questo Yuma's Pendant lo possiamo tranquillamente mettere a posto delle ali. Tanto non le useremo perché abbiamo la Cosmic Car Key. Allora, è troppo scuro qui, ragazzi, mi dà un fastidio terribile. Ah beh, anche notte. Ovviamente sta piovendo e possiamo tranquillamente usare la nostra Rainstone per far smettere di piovere. Ecco qui. Così tutto ad un tratto, che brutto. Non mi è piaciuta questa cosa. È notte, quindi skippiamo. Boh, tiro a caso, 12 ore, vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere giusto. Ok, no, basta. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ragazzi, ora andiamo a controllare se ci sono i cultisti. Io spero vivamente di sì, perché vorrei attivare l'evento lunare oggi. Vediamo un po'. Vi farò vedere anche l'arena. Comunque sia, andiamo qui. Perfetto, raga, sono spawnati. Comunque, prima di andare a rompergli le palle, vi faccio vedere un attimo l'arena. Ho preparato anche una speed build, spero vi piaccia e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, come vedete ci troviamo nell'arena, questa servirà per la Pumpkin Moon e anche con qualche modifica per la Frost Moon. Diciamo che non sarà di vitale importanza, possiamo anche combattere con le trappole non attive. Diciamo che la cosa più importante di questa arena è la forma, per far spawnare più mob possibili. Questo ragazzi mi interessa. Tra l'altro raga, con la lava non so perché non spawna niente, non spawnano i mob, credo che sia una sorta di bug, però l'ho messa solo qui al centro e va bene lo stesso. Ragazzi, siamo tornati qui nel dungeon perché oggi daremo inizio all'evento lunare. Oddio, sto già danneggiando qualcosa. No, 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 non ancora. Ecco, infatti mi attaccano, fantastico. Ho preso qualche pozza tranquilla, insomma, niente di speciale. Evochiamo i nostri minion, che ora saranno ancora di più grazie allo Yuma's Pendant. Ci manca l'ultimo, ragazzi, lo uccidiamo e dovrebbe evocarsi il Lunatic Cultist. Eccolo qui, vieni. Dove sei, amico? Oddio, ecco. Cominciamo a schivare questi attacchi che sono davvero molto pericolosi. Oddio. Comunque ce la dovremmo cavare senza troppi problemi. Non è... Oddio. Ecco, sono abbastanza non abituato. Ma comunque se prendiamo le ali sarà... Oddio. Nimbus Rod. Ecco qui. Non mi freghi, mi dispiace. Tu sei quello vero. Perché ragazzi dovete sapere che gli altri falsi, oltre ad essere più trasparenti, hanno l'occhio quadrato, mentre questo ce l'ha sempre cattivello. Muori. Perfetto ragazzi. Ah, mia, mio tutto. Anche l'Ascent Manipulator. Cavolo, stavo per morire. Mi sono dimenticato che sono senza ali. Vediamo un attimo i pillar. Qua abbiamo il Vortex Pillar, qua il Nebula Pillar, qua lo Stardust Pillar, fantastico perché sarà il primo che uccideremo. Qua c'è il Solar Pillar e qua il Nova Pillar, che è un nuovo pillar della Thorium Mod. Tra l'altro, ragazzi, grazie alla Thorium Mod abbiamo la Treasure Bag del Lunatic Cultist. Apriamola e ciao. Wow. Calma, calma.
Non troppa roba. Ah, beh, sì, ragazzi. Vabbè, dai. In un colpo solo, due vanity. Abbiamo Celestial, Ancient Frost. Ah, sono tutti gli attacchi questi. Ma che figata! È bellissimo. Comunque ragazzi, ora vi faccio vedere cosa dobbiamo craftare. Questo Terrarium Defender. Ovviamente ci serve il Frozen Turtle Shell, che ce l'abbiamo. L'Holy Aegis è qui, anche l'Hank Shield, che ovviamente abbiamo. Ma ci servono anche questi Terrarium Core. Ora vi starete chiedendo come si craftano questi Terrarium Core. Ci servono quasi tutte le barre del gioco e un ectoplasma. Per queste barre fino alla Hellstone non c'è problema, perché ce le vende il fabbro. Per le altre barre ho dovuto fare un po' di farming, ma nulla di che ragazzi, perché poi il crafting richiede davvero pochissimo. Allora, vediamo un po' le barre. Abbiamo copper, iron, silver, gold, hallowed, crimtane, hellstone, meteor, mithril, cobalt, titanium. Qua abbiamo anche ovviamente altri minerali che ho farmato. Ora craftiamo le barre. Ci servono anche queste treasure bag e l'ectoplasma. Sono due treasure bag dei The Twins. Immaginate perché. Comunque, craftiamo tutte le nostre barre. Ho l'impressione di avere poche barre di inizio gioco. Quindi andiamo dal blacksmith, che è qui. Ecco. Poi niente, anzi, delle hellstone che possiamo comprare. Ecco qui. E ci servono anche le hallowed bar, che le otteniamo da qui. A parte che possiamo fare queste magmonium bar. Però, ragazzi, non ci servono. Ecco i Terrarium Core. Guardate un po', raga. È assurdo. Ovviamente spreca una barra solamente di ogni minerale per farne uno. Quindi neanche tanto. E craftiamoci tutti quelli che possiamo. 12. Perché 12? Cosa abbiamo finito, ragazzi? Ah, ragazzi, mi mancano le meteorite. Cavolo, non ne ho prese abbastanza. Mi pare che non le vende neanche il fabbro. Comunque sia, non succede niente, perché 12 è il numero giusto. Proprio ci serviva solo 12 per craftare uno scudo davvero molto molto forte, ragazzi. Comunque sia, ora prendiamo l'Hank Shield. L'Holy Aegis e poi il Frozen Turtle Shell. Ok, dovremmo avere disponibile il Terrarium Defender. Eccolo qui, Omni Shield. Craftiamolo e ce lo equipaggiamo subito. Ora, ragazzi, guardate un po' la roba che riesce a fare questo shield. Ci dà tutti i privilegi degli scudi e delle cose che abbiamo fatto prima. Quindi immunità a molti debuff, immunità al knockback e ai blocchi di fuoco, l'invincibilità prolungata dello Star Veil, l'effetto anche del Paladin Shield che tutti conosciamo, ma ci aggiunge anche delle cose molto molto carine. Abbiamo la vita aumentata di 20. Quando siamo sotto i 75 punti vita, lo scudo ci rigenera rapidamente la vita, quindi ci dà un buff di rigenerazione e aumenta in modo consistente la difesa quando siamo sotto i 100 vite. Comunque preparatevi, nel prossimo episodio vedremo tante altre cose fighissime. Vedremo l'altro crafting, dovrei farmare qualche altra Meteorite Bar, ma credo che qualcuno la venda, bene o male. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un like e commentate. Da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!